penso che in Friuli-Venezia Giulia riusciremo a fare una manovra per essere maggiormente attrattivi. I problemi però si risolvono, come guardate, io anche la campagna elettorale l'ho fatto in modo molto serio dal punto di vista della sanità. Ho sempre detto che i problemi, che sono problemi di un settore provato dalla pandemia, ma non solo, ma anche penso di una mancata programmazione ventennale, non si risolvono in un giorno, né in un mese, né in un anno. Fuga dei medici dagli ospedali, paghe basse rispetto ai colleghi degli altri paesi europei, turni di lavoro massacranti, poche prospettive di carriera. Sono diversi i fattori che stanno contribuendo a questo fenomeno che riguarda tutta l'Italia. Il piano della regione, come detto dal presidente Massimiliano Fedriga, è di rendere più attrattivo il Friuli Venezia Giulia per questi professionisti. Dobbiamo iniziare un percorso e penso che la riforma l'abbia approvata ancora nel 2019, l'abbia iniziato, fermata la pandemia, ma oggi stiamo andando avanti. Rispetto anche alle polemiche fatte dall'opposizione in Friuli-Venezia Giulia, oggi è evidente che stiamo di fronte purtroppo a un'emergenza nazionale. Devo dire che non è soltanto italiana, io ho parlato anche con i colleghi austriaci e sloveni e hanno una situazione difficile nel approvvigionamento di personale sanitario in tutti questi paesi. Poi Fedriga ha commentato le parole del sindaco di Piazza, che a Tele4 ha rimarcato la necessità di intervenire, anche con un presidio fisso di polizia, per arginare i fenomeni di degrado in Piazza della Libertà, con i migranti che bivaccano nella zona e le immondizie e le sporcizie lasciate in mezzo e tutto intorno alla piazza. Ne ho parlato anche con il ministro Piantedosi, il quale sta vedendo anche di favorire buoni rapporti di vicinato con i paesi della rotta balcanica, perché il problema non è soltanto quando arrivano, come si gestiscono, ma non farli arrivare. E poi l'hotspot, diciamo, potrebbe essere addirittura d'arrivo verso la fine dell'estate, magari il prefetto aveva accennato a qualcosa del genere. Sì, vedremo questo, vedremo ovviamente, perché l'hotspot deve prefigurare anche ovviamente un forte alleggerimento dell'accoglienza diffusa. Infine un commento sulla riforma della giustizia approvata in Consiglio dei Ministri e in particolare sulla proposta di abrogazione del reato di abuso d'ufficio. E penso che sia necessaria una riforma della giustizia che vada nella direzione anche, devo dire, di agevolare il lavoro della magistratura senza, per esempio, reati come l'abuso d'ufficio, che oggettivamente hanno creato molti problemi, penso in particolar modo ai sindaci. Sulle intercettazioni mi sembra che non c'è una limitazione delle intercettazioni, c'è una limitazione della, diciamo, diffusione di intercettazioni che poco hanno a che fare con l'indagine stessa.